Benvenuti su Gossip Italia 24, prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale, per noi è molto importante, grazie. In un'atmosfera carica di commozione e vicinanza emotiva, una moltitudine di persone ha reso omaggio a Giulia Cecchettin durante il suo tragico addio a Padova, in seguito al suo femminicidio. Avvenuto il 18 novembre per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta, l'intero paese è rimasto profondamente colpito. La Basilica di Santa Giustina si è trasformata in un luogo di addio toccante, con oltre 1200 persone al suo interno e più di 7000 raccolte attorno e nella piazza adiacente durante i funerali di Giulia, svoltisi quella mattina. Il commovente tributo ha risvegliato un profondo senso di empatia e di riflessione in tutta la nazione. Durante la trasmissione pomeriggio 5 del 5 dicembre, la conduttrice Mirta Merlino ha evidenziato un sentimento di cambiamento scaturito da questa tragedia. Lo zio di Giulia, in collegamento con la Merlino, ha parlato di un miracolo di Giulia, un cambiamento nella percezione della violenza di genere che sta influenzando profondamente l'Italia. Merlino si è detta ottimista riguardo a questa trasformazione. Andrea, lo zio di Giulia ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato ai funerali e che hanno supportato la famiglia fin dall'inizio. Merlino ha lodato la famiglia Cecchettin per la loro unicità, ma Andrea ha umilmente sottolineato che loro sono una famiglia normale, evidenziando la presenza di molte persone di buon cuore in Italia. In questo momento di dolore, emergono segnali di speranza e cambiamento, indicando una direzione verso un futuro più consapevole e responsabile. La memoria di Giulia continuerà a essere un simbolo di consapevolezza e una guida nella lotta contro la violenza di genere.